Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio finale di Mitopia. Oggi si va a sconfiggere il Gran Duca del Mare, Aslofar. Siamo pronti con il team? Non sono magari tanto livellato, ma penso che ce la facciamo. Quindi è questo il dominio di Aslofar, il suo nascondiglio? Vediamo un po', magari. È in alto? Eccolo, è lui allora. Il Duca del Male ha costretto dei mostri a costruire questa torre, così da poter avere un luogo nei cieli da cui vessare l'umanità. I cieli? Esatto, si tratta di un luogo estremamente alto di nome Altromondia. Suppongo che quel perfido Granduca del Male si trovi proprio lì. E per raggiungerlo basterà seguire questa strada. Cosa stiamo aspettando allora? Andiamo! Gianni? Io non posso venire. Quel luogo è maledetto. Un comune mortale non potrebbe sopravvivervi a lungo. Non voglio essere un peso, continuate senza di me. In questo caso, grazie di tutto e buona fortuna. No, grazie a te. Conto su di voi affinché diate al Granduca del Male ciò che si merita. Ok, Gianni ha abbandonato il gruppo. Ma tipo lui, quindi è quindi lui è umano? Ma noi eroi no? Ok, interessante, pieno di facce. Wow. Altromondia, ok. Vediamo un po' che nemici si nascondono al suo interno. Che posto è questo? Ah, occhi, nasi, bocche, occhiali. Sono stati rubati dal volto di qualcuno. Il Duca del Male è davvero spregevole. Dobbiamo fermarlo. Ringhiano come i cani. Fatevi sotto, ragazze. Credo che Arama la porterò nella sfida finale. O qualcosa del genere. Ecco i nuovi nemici. Allora, vediamo un po' chi sono. Goblin. Sono dei goblin? Astro Goblin. Vabbè. Non so quanto ci possa ancora mancare per arrivare al Duca del Male, ma penso che la strada forse è ancora lunga. Ma no, dai, penso che ce la facciamo in questo episodio. Al limite taglio tutte quante le parti extra, che alla fine l'ho sempre fatto ritagliare il percorso che i nostri eroi prendono. Ogni passo ci avvicina sempre di più alla battaglia finale. Hai dei rimpianti? O magari qualche segretuccio che vorresti confessare? Andre Link, ecco... No, non ce la faccio. Avanti, non lasciarmi con il fiato sospeso. Guarda, quando la nostra avventura sarà finita, ti dirò tutto, ok? Alama. E va bene. Ora un altro motivo per non perdere questa battaglia. Amic. Vabbè. Potrebbe essere un segreto particolare. Oppure una stupidaggine, perché vabbè, Mitopia. Oh mio Dio, cosa sono questi alieni? Ah, se non altro non sono i soliti grigi con gli occhioni giganti. Insomma, magra consolazione. Però comunque sia tentacolari, vabbè, roba già vista alla fine. Astrocibo. Ma, astrocibo come ricompensa speriamo non sia il cibo degli alieni. Con questo cielo plumbio pare di essere in altri mondi. Sì, siamo in altro mondo. Ma stasera festa! Yeah! Siamo quasi alla fine di questa storia, no? Proprio così? Ma come poi abbiamo finito? Beh, dopo aver sistemato il Granduca del Male, credo che la pace tornerà su Mitopia. E questa avventura sarà finita. Peccato. Ah, oh, ma così non è divertente? Io voglio continuare a stare con voi, amici! E facciamo un fan club tutto nostro, che ce ne frega degli altri. Ehi, Andre Link! Cosa farei quando tutto questo sarà finito? Eh? Ah, penso che mi comprerò un pezzo di terra, non lo so. Forse è meglio pensarci dopo. Vabbè. Prepariamoci per il nemico finale. Aslofar, Granduca del Male. Sì, dai, gente, concentriamoci sul cibo. Un brindisi bravissimo. Per una Mitopia di nuovo pacifica e noiosa. Sì, una Mitopia noiosa. Che peccato, eh. Una vita non noiosa ma tranquilla è perfetta, direi. O meglio, per come la vedo io. 150 nemici diversi. E ho salvato 2050 abitanti. Bene,
Ok ragazzi, proseguiamo e siamo arrivati alla fine. Si sono aperte tutte quante così le strade. Da sole, dominio del Granduca del Mare. Alcune non hanno proprio la via, dovevi andarci senza che ti dicesse niente nessuno. Ok però, comunque ci siamo. Oh, eccoci. Ce l'hai messo di tempo, eh? Cominciavo ad annoiarmi di brutto. Maledetto. Esci dal corpo dell'eremita errante, Aslofar! Restituiscicelo! Oh, ti manca tanto il tuo eremita. Bene, vieni a prenderlo. Ah! Ah! Ma è tipo diventato una divinità. Che robaccia, beh. Che ne dici della mia nuova forma? Avverti anche tu questo potere straordinario? Fatti sotto! È ora di porre fine a questo scontro una volta per tutte. Oi, oi, mi sa che ho combinato un bel guaio. Smettila di tremare, mi fai venire mal di mare. Aslofar, il Granduca del Mare è troppo forte. Per sconfiggerlo serviranno tutti e 10 i membri del gruppo. Ok, allora, scegliamo tutti. Invia 3000 contro la mano sinistra. Allora non posso sceglierli a caso, giusto? Vabbè, ci sono. Facciamo lui e lui. Ok, perfetto, loro vanno contro la mano sinistra. Poi ci sarà la mano destra. Ecco, questi tre contro la mano destra. E i restanti contro la mano. Contro il corpo. La mano centrale, stavo per dire, ma il corpo. Mettiamocela tutta, gente. Questi qui vanno in automatico, però, ragazzi. E ragazze. Scusate. Mano sinistra di Aslofar. Sì, ragazzi, vanno per conto loro. Vabbè. Ragazzi, generico, eh. Ma cosa? Ruba? Ma che fai? Attacca, per favore! Sussurro solente. Oh, cosa? La mano sinistra? La mancina? La mancinara? Sotto a chi tocca? Vabbè. Però sta andando giù piuttosto velocemente, pensavo facessero meno danni. Allora 22 è un livello buono per affrontare il Granduca. Tipo al 20 ce la fai allora. Ma se io li volevo portare a 25 a dire il vero. Ma a sto punto mi sa che lo distruggevamo se era a 25 i miei. Il mio personaggio è a 27 e fa un fracchio di danni. Figurati questi che era a 20, se era a 25 o con attimo. Ah, dai! Ho illuminato. Ship romantica. Dai, dovremmo esserci oramai. Mando un pochino più veloce. Oh, ho fatto! Oh, e la mano se n'è andata. Che bella. Ok, la mano sinistra è fatta. Non ci danno punti esperienza perché sennò proprio sgravati. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Perché qui ci sono io. Escano! Eccola qua, quindi lui è il mage con la mano destra, va bene. Quindi la mano sinistra cos'è? Casta?
Oi oi, no no, il target no. No 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 no. Boia. Pensavo peggio, a dire il vero. Meno male. Però devo riuscire a portarmi fino alla fine tutti quanti le pepiere, perché sennò mi sa che l'ultimo coso ci devasta. Allora, non attivo lo scudo, provo ad attivarlo la prossima volta se mi rifà il cecchino. Provo a farlo velocemente, che me lo fa se ci riesco, se sono abbastanza veloce. Wow! Oh! Eccolo, eccolo, allora, pronti. Ah, perfetto, meno male. Scudo su te e te. Così si salvano. Meno male. Infatti vedi, attaccavo subito, attacca. Ma mi pare che sto facendo molto meglio. Cioè, stanno facendo meglio dell'altro gruppo, eh. Nonostante la mano destra casti, meglio, esegua le magie. Esegue e casti, vabbè, non si capisce bene. Allora no, lo scudo me lo tengo a sto giro perché non posso sprecarlo solo per loro. Me lo tengo. Provo a portarmi un po' di scudo fino alla fine. Wow. È andata? Con saluto reale di KFC. Bella raga. Oh, e ora tocca a me finalmente. È giunto il momento dello scontro finale. Ce l'abbiamo fatta, mitico! Al resto pensateci voi. Ma che... beh, scusami, non te l'aspettavi? Il sole dei Teletubbies, uguale. Con quella faccia rebete che gli ho dato. Disturbo per caso? Fidovenia, volevo solo mostrarvi il mio vero potere. Vi spazzerò via come insetti. No, ma ci ruba le facce? No! Ancora più forte, allora! Quelle? Tipo barriera fa? Ok. Ci siamo! La battaglia è decisiva. Non abbiamo scelta. Eh no. Dobbiamo vincere a ogni costo. Wow, facciamoci sotto, ragazzi. Mamma mia. Tremendo. Vado con attacco proditorio. Mi nascondo per un paio di turni e poi attacco, eh. Oddio, che laggata. Ma sta laggando in... vabbè, non lo so. Non capisco se sta laggando il gioco o se sta laggando in riproduzione. Ma comunque. Ah! Chiamano sgherro? Oh, mo tocca sconfiggere tutti quanti i nostri amici. Ecco, la sapevo. Li usa come difesa, quindi per forza loro dobbiamo attaccare prima. Non si vede perché occupa lo schermo il Granduca del Male. Bravo. Quindi prima gli sgherri, che sarebbero i nostri amici. Ecco, ma tutti quanti li chiama. Non c'è problema. Perfetto, attacchiamo loro. E facciamo colpo fantasma che attacca tutti. Ah, con colpo fantasma però attacco anche lui. Beh, certo. Conta come sempre un nemico. Però non sono obbligati a sottostare al target del Duca del Male, che sarebbero i suoi sgherri. Vediamo un po' quanto sta di salute. Oddio. Beh, insomma, pensavo peggio. Vabbè, tanto i suoi sgherri dovrà finirli prima o poi. Ah, non ce l'ho fatta eliminarli. Oh, ora sì, grande Mr. Clean! Allora, ricarichiamoci con le pepiere. Oddio, guarda, ma ci prende un po' di danni, ma non fa nulla.
sta bene, lui ok. E Mr. Clean un pochino. Vabbè, carica al massimo, via. Perfetto, loro due. E gli scudi non li metto, non servono. Non servono proprio. Boia! La Peppa! Mi basteranno per tutti? Sì, penso di sì. Gli altri neanche ci arrivano a 100. Mamma mia. A parte Calama sta al massimo. Lo scudo mo lo metto. Loro che c'hanno meno salute. Cavoli però. Attacchiamo. Così per forza. Ah, insomma, un bel po' di danni. Bene, bene, bene ragazzi, ce la facciamo. Così, a parte che loro ora prendono un colpo ciascuno. Grande. Vabbè, Alama ci aveva lo scudo, tranquillo, Andralink. Ok, pensavo peggio. No, che è? Vabbè, lo scudo, sto. Va bene. Ok. Carichiamo Alama che usa sempre le magie, lei bravissima. E fa un sacco di danni, per fortuna. Ok, è fatta, raga, dai, ci siamo. Ah, ha tolto di meno, perché ha tolto di meno? Ah, perché prima era... Azione a due, tenaglia a due, fatto allora. Perché prima era con i complimenti, lì stava fresco. Ancora no? Eccolo. Oh no, è tornato. Non vuole arrendersi. Ma in prigione vuole prendere il nostro corpo. No, non questa volta. Beccati questo. Ascoltami bene, anatema oscuro. Non puoi muoverti, quindi risparmiati pure la fatica di provare a fuggire. Andralink, grazie infinite di avermi salvato. Non c'è di che. Piacere. Ora ho qualcosa di molto importante da raccontarti. Si tratta della vera storia dell'anatema oscuro. Tanto tempo fa, l'anatema oscuro era un semplice essere umano. Era però pervaso da un profondo senso di tristezza e solitudine. Perché mi ignorate tutti? Parlate con me, vi prego! Ora capisco, è per via del mio viso. È talmente mediocre e noioso che nessuno vuole guardarlo. Cominciò a odiare il suo volto talmente tanto che decise di sbarazzarsene. Ma senza viso, come avrebbe potuto continuare a vivere? E così, da un giorno all'altro, sparì. Lasciando solo un'anima consumata dall'odio e dall'invidia. Quest'anima nera si tramutò nell'anatema oscuro. Adesso il suo destino è nelle tue mani, Andralink. Cosa vuoi fare con l'anatema oscuro? Oh cavoli, questa da tipo a due finali porta? Se lo salvo ho la possibilità di eliminarlo successivamente. Se lo elimino adesso... Dai, salvalo.
Lo sapevo. La tua bontà non conosce limiti. Spero solo che se avessi fatto elimina poi non mi avrebbe costretto a salvarlo comunque. Beh, ora dovrei dargli un volto, non credi? Per te dovrebbe essere facile come bere un bicchiere d'acqua. Consideralo già fatto. Ok, allora ricevo dai Mi. Oddio, alla fine sono tutti quanti personaggi che si sono carini, ma... Ostia. Dark Link! Sarebbe la mia parte oscura. Sarei io, ma oscuro. Quindi tipo più dark, più fricchettone, più emo, no? Ci sta. Ci sta. Per motivi di ruolo, quello sono io però dark. Che succede? Dove sono? Ah, il mio viso! Ma ora è amico nostro, ora? Tu mi hai salvato. Io... Grazie. La tua missione è finita. Mi occuperò io di lui. Viaggerà insieme a me per espiare la colpa delle sue vili azioni. E così, Andre Link, è giunto il momento di separarci. Grazie di tutto, veramente. E finisce così, allora? Oh oh oh! Ben fatto, Andre Link! Grazie a te i mostri spariranno da questo mondo e tutti i volti rubati faranno ritorno ai loro proprietari. Hai salvato Mitopia! Andre Link e compagnia, a nome di tutta Mitopia, vi faccio le mie più sincere congratulazioni. E così la pace e la tranquillità tornarono a regnare su Mitopia. Congratulazioni! Oh, finito Mitopia! Questo era il vero finale. Ad ogni modo sono apparsi nuovi viaggiatori a Viaggialà. Quindi andrò a vedere questi nuovi viaggiatori se vale la pena fare le loro quest. Se non ne vale la pena non vedrete alcun video, quindi deciderò poi strada facendo. Ad ogni modo, grazie per aver seguito il video, vi lascio ai crediti e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!